quindi questa sera io non ho parlato. Io questa sera non dovevo essere qua, ma dovevo essere in una cittadina qui vicino, piena di arte, una cittadina piena di cultura. Dovevo essere a Buccinasco questa sera. E con le capre dirlo, che cazzo ridi? Cosa ridi? Non fare la capra! Sto parlando di Buccinasco, un paese meraviglioso, dove dovevo presenziare un'importante asta di quadri di un pittore straordinario, e stiamo parlando di dell'Arturo Spandafeci, un pittore, ecco, le capre, che cazzo vedete? Che coglioni ridono? Uno parla di arte, coglioni, continuate a guardare, c'è posta per te, continuate a guardare, guardate amici, guardate amici, guardate amici, ecco. Io Mattia, guarda, me ne vado perché mi sento a mio agio come Rosy Bindi dall'estetista. Guarda, guarda. Signori Claudio Lauretta! Grazie! Claudio è un amico, noi ci siamo conosciuti grazie a Rosario Fiorello all'edicola. Esattamente. Io devo dire che non sono, nonostante uno che mi vede ogni tanto dice come tu non ti piace il cabaret, io sono andato a vedere Claudio, vi consiglio una roba, ho riso 2 ore e mezza, avevo male alla mascella, è bravissimo, io guarda veramente... Mi hai fatto un regalo ad essere qui questa sera. Ecco, se non hanno fatto un applauso dopo tutte queste cose che ha detto. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Benedetti. Buonasera, buonasera a tutti qua. Ciao Renato, grazie. C'è anche con me, c'è anche Franco Cerri. Infatti volevo salutare Cerri. Grazie, ciao bella gioia, buonasera. È un po' che non ci si vede, buonasera. Poi fra gli altri, sì. Io non so se ci sia ancora, che c'è... So che doveva lavorare, è venuto qua, è venuto a salutarmi prima. Se c'è ancora, gli faccio un saluto. Mauro Curuzzi e Platinette, che anche qui questa sera è venuto a trovare. Esci fuori, dove doveva fare una. Se n'è già andata, tesorio, questa sera. Ma cosa ci avete da mandarmi così, è vero? C'è Pippo Tebra Careone che sembra rivestito come un cioccolatino, questa... sembra un Ferrero Rocher. È vero. Grazie. Senti, Claudio, sì. Però tra, insomma, abbiamo salutato Renato, sì. Abbiamo salutato Vittorio Sgarbi, fra le grandi voci che tu fai, ciao Belli, sono radio DJ, io, cioè, scusa, però, cioè, a Blue Note... No, no, vorrei, cioè, io pensa che l'ho conosciuta, sempre 10 anni fa, io vengo qui a vedere Gino Paoli, sì. E l'ho conosciuta, lei proprio come la canzone, ha le mani grandi, però non mi è mai capitato di poterci cantare assieme, e cantare con lei a Bruno sarebbe veramente... Senti, Ornella... Dai, che mi fanno male i tacchi, che sono io, sono senso le scarpe... Ornella, facciamo la tua, il tuo successo, sì. Grande, la tua grande canzone. Il mio successo, senza, maestro, senza fine. Dai, vedi oggi che mi sono bevuto una bottiglia di limoncello, non sto vincendo. Inizio io, Ornella. Senza fine. Tu sei una cosa senza fine, che non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Senza fine, non trascini la nostra vita. Per poterti ricordare ciò che abbiamo già vissuto, non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei solo del cielo, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei tutto quanto bene. Claudio Lauretta, grazie. Formidabile.
Io mi dico, mi scrivo sempre le cose che... Ah, oh, bellissimo questo dharma qua, maestro.